Da oggi in vigore il Super Green Pass, cambiano le abitudini di vita per i Novax e No Green Pass. Già nello scorso weekend diverse le sanzioni elevate dalle forze di polizia ad Agrigento. Operazione antidroga Pandoro a Palermo, 31 arresti, 18 di loro percepivano il reddito di cittadinanza. Continuava a spacciare mentre era agli arresti domiciliari, succede a Ribera. Raccolta una tonnellata di rifiuti dopo la giornata ambientalista organizzata da Mare Amico a Cannatello. I lavoratori delle ditte in arretrato con gli stipendi, mobilitazione della CGIL. Oggi riunione della FIPAV ad Agrigento, calcio, l'Acragas in vetta alla classifica di eccellenza. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Da oggi è in vigore il Super Green Pass. Cosa cambia e cosa c'è da sapere nel servizio? Entra in vigore da oggi, lunedì 6 dicembre, il decreto che introduce il Green Pass rafforzato. Per accedere ai centri commerciali non servirà il Green Pass, ma se la Regione o il Comune passano in zona arancione, per accedervi nei giorni festivi e prefestivi si dovrà essere in possesso del certificato rafforzato. L'accesso ai negozi nei centri commerciali nei giorni feriali è sempre consentito senza il pass anche in zona arancione, mentre nei giorni festivi e prefestivi, se non si è vaccinati o guariti dal Covid, si potrà andare solo in alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabacchi ospitati all'interno dei centri. Gli studenti non potranno accedere alle università senza il Green Pass in zona bianca, gialla e arancione, mentre coloro che frequentano le scuole superiori e gli istituti tecnici potranno entrare in classe anche senza la certificazione verde. Sugli scuolabus dedicati al trasporto scolastico dei minori di 12 non servirà il Green Pass né in zona bianca e gialla, né in caso che la Regione o il Comune passino in arancione. Il pass non è necessario neanche per i taxi, per i minivan fino a 9 posti con conducente e per tutti gli spostamenti con mezzo proprio. In caso di passaggio in zona arancione, però, chi non ha il pass base o rafforzato potrà spostarsi in un comune o in un'altra regione solo per motivi di lavoro, necessità, salute e per accedere a servizi non disponibili nel proprio comune. Per utilizzare invece i trasporti pubblici di linea, compresi quelli del trasporto pubblico locale, è necessario avere almeno il Green Pass base. Senza il Green Pass rafforzato, in zona arancione non sarà possibile neanche prendere il caffè al bancone. La consumazione è invece consentita sia in zona bianca che gialla anche senza Green Pass. Per chi non è né vaccinato né guarito dal Covid e dunque non ha il super pass, inoltre in zona arancione non sarà possibile mangiare ai tavoli di bar o ristoranti, non solo al chiuso ma anche all'aperto. Per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, discoteche, feste e cerimonie pubbliche si deve avere il Green Pass per vaccinazione o guarigione. L'inserimento del Super Green Pass sostanzialmente per le attività commerciali cambia poco in termini di controllo su quello che è la presenza dei clienti, perché comunque avremo sempre l'app a nostra disposizione, verifica C19, che ci permetterà di controllare chi entra e chi esce ovviamente. Il problema sarà economico, perché naturalmente ci sarà una naturale flessione da parte degli ingressi, perché quella percentuale che si ostina ancora a non vaccinarsi, che fino ad oggi poteva venire con un semplice tampone, adesso non può più farlo. C'è chi, speriamo, entri nella mentalità giusta, che è quella della vaccinazione, che è l'unico percorso secondo me che ci porterà alla sconfitta di questa pandemia, ma una perdita naturalmente che noi abbiamo stipato con FIPE essere intorno al 10-15% sarà assolutamente certa. Speriamo che tutto questo comunque ci porti ad una tranquillità lavorativa, nel senso che non ci sia un incremento dei casi che, ahimè, in zona oramai rossa potrebbe portarci alla chiusura, perché fino alla zona arancione si potrà lavorare naturalmente con delle restrizioni che saranno sequenziali in base alla colorazione bianca, gialla o arancione, però rispetto allo scorso anno sicuramente saremo liberi di lavorare.
Sono cinque le sanzioni elevate dagli agenti della sezione volanti della questura di Agrigento nell'ambito di alcuni controlli per verificare il rispetto delle normative anti-Covid effettuati nel centro della città dei Templi. Al centro dell'attività dei poliziotti la verifica del Green Pass e l'uso della mascherina. Due giovani agrigentini sono stati sanzionati con 400 euro di multa per non aver indossato il dispositivo di protezione. Altri due sempre multati per lo stesso importo perché seduti in un'attività commerciale con il Green Pass scaduto. In questo caso anche il titolare è stato sanzionato per non aver controllato il certificato verde. Sindaco, la domenica si vaccina qui a Real Monte, ecco, ci sono problemi? Anche questa giornata è andata benissimo, devo dire. Abbiamo fatto terze dosi. Noi a Real Monte abbiamo superato il 90% delle vaccinazioni e per questo dobbiamo dire grazie anche all'ASP che ha collaborato con il comune di Real Monte. Abbiamo programmato sempre con esito positivo i punti vaccinali. La gente ha capito che è l'unica soluzione per superare questo tunnel e vedere la luce e affidarsi alla medicina, alla scienza e quindi farsi vaccinare. Io sono convinta che bisogna affidarsi alla medicina, solo così si può superare la pandemia e tornare a vivere in modo sereno. Purtroppo devo dire che abbiamo recentemente avuto dei casi a scuola, all'Istituto Comprensivo Garibaldi di Real Monte, di ragazzi risultati positivi, ma ho avuto un'interlocuzione col dirigente scolastico, è tutto sotto controllo e chiaramente la classe che frequentano i ragazzi positivi al Covid è stata messa in isolamento, le famiglie stanno adottando tutte le precauzioni possibili e faranno DAD almeno fino al molecolare. E quindi cosa dire? Invito la cittadinanza come sempre alla massima prudenza e cautela, bisogna indossare la mascherina, bisogna tenere un distanziamento fisico di almeno un metro, bisogna rispettare la legge e rispettare le regole, solo così si può insieme, facendo squadra, come dico sempre io, si può superare questo momento pandemico. Siamo con il dottor Peppe Sinaguglia che sta curando un po' le vaccinazioni, un quadro della giornata di oggi, nonostante sia domenica, voi siete all'opera. Sempre all'opera, noi siamo sempre all'opera, perché abbiamo scoperto che andare direttamente, se un momento non va la montagna, se la montagna bisogna andare un momento, la montagna deve andare da un momento, per cui andare nelle periferie conviene. Oggi abbiamo fatto attorno a 100 terze dosi, abbiamo fatto tantissime terze dosi, ma abbiamo fatto anche delle prime dosi, per cui di fatto è stata molto proficua la venuta qua a Real Monte, che poi sarà la terza o la quarta volta che veniamo qua a Real Monte. Quindi che consiglio dare in ultima analisi anche a chi ci sta ascoltando e Di vedendo? vaccinarsi, di vaccinarsi, non ci sono alternative. Questa variante Omicron com'è? No, ancora, cioè, allora, le certezze si hanno soltanto in televisione, chi fa scienza non ha certezze, ha sempre dubbi. Bene. E lo scienziato serio è quello che ha sempre dubbi e non ha certezze. Per cui è inutile parlare di cose, se non ci sono certezze, non ci sono gli studi, tutto quello che si dice è un discorso da barre o da televisione. Enzo Cottone del comune di Real Monte oggi sta assistendo alla vaccinazione, si parla già della terza dose. Ecco, qual è la situazione attuale? Allora, la situazione è abbastanza fluida, abbiamo avuto solo un piccolo contrattempo stamattina, però diciamo risolta in tempi brevi, grazie anche alla professionalità del personale dell'ASP che è intervenuto. E siamo già alla terza dose, e infatti tra i prenotati la stragrande maggioranza delle persone è per la terza dose. Qualcuno per la prima dose e qualche altro diciamo, per la seconda, però diciamo che l'invito a vaccinarsi per la terza volta risulta diciamo, essere stato recepito dalle persone, siamo ovviamente contenti di questa situazione e quindi speriamo al più presto di raggiungere anche grossi numeri percentuali per quanto riguarda le terze dosi a Real Monte.
Quarta maxi operazione antidroga dei carabinieri a Palermo nell'arco di un mese. 31 arrestati all'alba di oggi. 18 di loro percepivano il reddito di cittadinanza. I dettagli nel servizio. È ancora buio quando, a Palermo, i ragazzi del nucleo operativo della compagnia San Lorenzo si infilano veloci nella caserma di via Perpignano con l'ultimo spacciatore manette. Ne hanno arrestati 31. Una indagine durata ben 2 anni, seguendo un pusher fra le bancarelle del mercato di Ballarò, hanno infatti scoperto chi riforniva 3 gruppi che smerciavano poi in tutta la città palermitana, ma non solo, anche nelle periferie di Partanna, Mondello, Borgo Nuovo e San Giovanni Apostolo, l'ex CEP, eppure in centro, un fiume di droga sulla città, la preparavano persino sul bancone di una macelleria nella zona del cimitero dei Cappuccini, in via Demetrio Camarda, e la distribuivano senza curarsi che sull'uscio di casa vi fosse un bambino. Così dice il generale Giuseppe Deliso, comandante provinciale dei carabinieri. Negli ultimi 35 giorni abbiamo eseguito 112 misure cautelari in 4 distinte operazioni. Sono stati sequestrati 16 kg di sostanza stupefacente, tanta altra droga è stata smerciata. Abbiamo segnalato alla prefettura 107 acquirenti. C'è tanta droga a Palermo e dietro il grande affare si muove come sempre Cosa Nostra, spiega il generale Deliso. Sono i boss a rifornire le reti di distribuzione dello stupefacente. Nei quartieri c'è una rete di vedette che controlla gli affari. A questa situazione rispondiamo con un'azione preventiva, spiega ancora il comandante, svolta con il controllo del territorio, di stazioni e nuclei radiomobili. Poi operano i reparti investigativi, che hanno una profonda conoscenza del territorio, la loro azione sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria. E non ci fermiamo agli arresti. I carabinieri sono anche operatori sociali, impegnati ogni giorno nella promozione della cultura della legalità attraverso incontri con i giovani nelle realtà più critiche della città. Così riportano i colleghi di Repubblica. Ma cosa sta succedendo? In effetti a Palermo i colpi inferti a Cosa Nostra negli ultimi anni non sembrano aver fermato gli affari dei boss, la droga, ma anche le scommesse online. Sempre più spesso gli spacciatori hanno interessi nel settore anche del gioco, eppure ufficialmente risultano nulla tenenti e beneficiano del reddito di cittadinanza. Dei 112 raggiunti da misure cautelari nell'ultimo mese, 60 percepivano il sussidio pubblico. Quando è ormai l'alba, uno dei vecchi marescialli del nucleo investigativo sussurra: io non li ho mai dimenticati i ragazzi che per terra lungo i vicoli del centro storico erano strafatti di eroina. Oggi si stanno consumando lentamente con il crack o altri terribili mix. Palermo è la città dove si inizia a consumare droga a 12 anni. Il vecchio maresciallo, memoria storica dell'antimafia, è preoccupato, dice: per adesso i mafiosi fanno affari di comune accordo come un tempo, ma alla prima partita di droga che dovesse mancare, al primo sgambetto, non è escluso che risolvano a modo loro. E i mafiosi conoscono un solo modo per risolvere le questioni: sparando. L'operazione di oggi conferma, anche se nella fase cautelare delle indagini preliminari, la fortissima pervasività del fenomeno dello spaccio di stupefacenti in diverse aree di questo capoluogo regionale, a cui i carabinieri contrappongono una incessante e concreta attività di contrasto che si articola su diverse direttrici di intervento. E così, negli ultimi 35 giorni sono state messe a punto le seguenti attività per reati proprio connessi agli stupefacenti nei seguenti quartieri di Palermo: 2 novembre Sperone, 58 misure; 23 novembre Vucceria, 11 misure; 30 novembre Passo di Regano, 12 misure; 6 dicembre Partanna Mondello, Borgo Nuovo e San Giovanni Apostolo, ex CEP, 31 misure. È solo l'ultima delle attività investigative che testimoniano un'incessante azione di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti portata avanti dai carabinieri di Palermo, che hanno consentito solo negli ultimi 35 giorni di eseguire 112 provvedimenti cautelari, arrestare in flagranza di reato 62 persone nei precedenti mesi, sequestrare oltre 15 kg di sostanze stupefacenti e fermare un giro d'affari di 3 milioni di euro su base annua.
I carabinieri della tenenza di Ribera hanno arrestato in flagranza di reato un 51enne del posto che continuava a spacciare nonostante fosse ai domiciliari presso la propria abitazione di Ribera. I militari dell'arma hanno proceduto alla perquisizione personale e domiciliare dell'uomo, trovandolo in possesso di 10 grammi di hashish già suddivisa in 5 singole dosi, nonché di vario materiale idoneo al confezionamento e al taglio della sostanza, tra cui un bilancino elettronico di precisione. Su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Sciacca, l'uomo è stato collocato agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa dell'udienza di convalida. È accusato dell'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La droga e il materiale ritrovati sono stati sequestrati per le successive analisi di laboratorio. La rete delle professioni tecniche di Agrigento torna alla carica nel chiedere alla politica interventi sulle infrastrutture. Il nostro direttore Arturo Cantella. Dopo che la rete delle professioni tecniche ha trasmesso ai nostri rappresentanti politici tre emendamenti della legge di bilancio depositati dai senatori Marinello e Sant'Angelo, sono arrivate le telefonate e i messaggi di molti politici della nostra provincia. Come abbiamo avuto modo di ringraziare pubblicamente l'onorevole Michele Sodano per essere riuscito a coinvolgere concretamente i senatori Giarrusso, Paragone e Martelli del gruppo di Italexit che hanno firmato i nostri emendamenti, adesso abbiamo il piacere di ringraziare, afferma la rete delle professioni tecniche, pubblicamente la Lega che in provincia di Agrigento si è attivata grazie all'azione fattiva degli onorevoli Tardino e Pullara. Siamo profondamente grati a chi ci sta dimostrando con i fatti di voler aiutare il nostro territorio agrigentino ad avere ciò che è stato vergognosamente negato fino ad ora e che tutto il resto d'Italia ha già ottenuto molti decenni prima di noi. I tre emendamenti proposti dall'RPT, firmati dai seguenti senatori della Lega, Sudano, Pergreffi, Campari, Rufa, Corti, Faggi, Testor e Tosato, riguardano l'aeroporto civile di Agrigento, il potenziamento della rete stradale nella provincia di Agrigento e i fondi straordinari per gli enti locali per la progettazione a favore della provincia di Agrigento. Nel prossimo incontro pubblico, alla presenza degli organi di stampa, chiederemo alla deputazione locale, che fino ad ora non ha accolto il nostro appello, di supportare concretamente le proposte nate dall'esasperazione di una collettività che si è sentita abbandonata da molti decenni. Il comunicato stampa è firmato dai presidenti e delegati degli ordini professionali delle reti delle professioni tecniche Ciaccio, Furioso, Lamendola, Mangione, Sant'Angelo e Talmi. Sabato scorso ambientalisti e volontari hanno raccolto più di 80 sacchi tra plastica, polistirolo e vetro dalla spiaggia di Cannatello. Inoltre è stato riempito un rimorchio con quasi una tonnellata di ingombranti arrivati in spiaggia dopo la piena del fiume Naro. C'erano tanti copertoni, un frigorifero, due caldaie, un condizionatore e tantissimi tubi di irrigazione. Infine, afferma Claudio Lombardo, responsabile di Mare Amico Agrigento, abbiamo salvato il mare da un grave inquinamento, recuperando ben 4 bidoni pieni di olio esausto trovati in spiaggia. Siamo soddisfatti e ringraziamo tutti i nostri volontari che hanno raccolto l'invito a partecipare ed anche i ragazzi di Plastic Free, l'amministrazione di Agrigento e le ditte che si occupano dello smaltimento dei rifiuti. Mancati versamenti alle società che si occupano della raccolta dei rifiuti nell'Agrigentino da parte di alcuni comuni soci. I lavoratori di conseguenza non ricevono gli stipendi. Un'avvertenza che la CGIL aveva già fatto presente chiedendo la convocazione di un tavolo tecnico che ad oggi non è stato convocato. Le ditte hanno difficoltà nel provvedere al pagamento delle mensilità ed il ritardo accumulato è insopportabile per le famiglie che sono ingiustamente in crisi. La CGIL comunica lo stato di agitazione dei lavoratori e convoca domani dalle 12 alle 14 un'assemblea dei lavoratori per discutere delle iniziative di lotta da avviare ad oltranza. Turismo e giornalismo. Al centro dell'assemblea provinciale della FIGET, in programma ieri ad Agrigento al Baglio della Luna, presente il presidente nazionale Giacomo Glaviano e a fargli onore di casa il responsabile provinciale Stereo Zaccaria e quello cittadino Lello Casesa. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella.
Stelio Zaccaria, responsabile provinciale della FIGET. Oggi un'assemblea dove si discuterà intanto delle attività già fatte, ma anche in prospettiva di quelle da fare. Sì, lo scopo questa mattina è proprio quello di far conoscere ai colleghi, alla nostra provincia, l'attività svolta dalla Federazione dei giornalisti che si occupano di turismo e di cultura, aggiungerei io. Solo che purtroppo abbiamo aspettato un anno che si potesse cominciare o tornare a viaggiare e quello che speravamo non è avvenuto. L'ultimo viaggio nostro è stato di oltre un anno fa, quando ancora si poteva girare, e devo dire che con la federazione della FIGET noi siamo stati a incontrare, abbiamo visto luoghi bellissimi con prezzi diciamo adeguati, e abbiamo anche avuto possibilità di incontrare istituzioni, autorità, responsabili. Ecco perché noi oggi volevamo ricordare l'attività che viene svolta da questa federazione dei giornalisti e invitare i colleghi che vogliono aderire a partecipare, perché sperando che si possano riaprire le porte del mondo noi possiamo tornare a viaggiare regolarmente come facevamo prima. L'iniziativa di oggi mi è stata sollecitata, per la verità, dal responsabile fiduciario della provincia di Agrigento, Stelio Zaccaria, e per innanzitutto formulare gli auguri per le prossime festività e nel medesimo tempo vedere di fare un bilancio, anche se è stato fatto all'Assemblea Generale del mese scorso nell'ambito della Borsa del Turismo, per vedere cosa c'è da fare, perché purtroppo noi altri abbiamo operato lo stesso in una maniera ridotta per questa maledetta pandemia. Quindi avevamo già, basta dire ora, di fare il Capodanno tutti in Tunisia, programmato alla meglio, e abbiamo dovuto disdire a causa di questi fatti nuovi che si sono registrati. Quindi siamo ora in una fase di decollo e mi auguro che si possa ritornare alla normalità. Lei rappresenta la FIGET, ecco, in particolare qual è la vostra azione nel territorio e nel tessuto sociale? La FIGET, la Federazione Internazionale dei Giornalisti e Scrittori di Turismo, ha una finalità, quella di incrementare il turismo e rafforzare la pace fra i popoli. Quindi noi quei paesi che sono a vocazione turistica li supportiamo nel migliore dei modi. Basta dire che recentemente abbiamo assegnato e consegnato al Parco Archeologico e Paesaggistico di Agrigento l'Oscar del Turismo. Già negli anni passati sono stati pure dati nel 2018 a Palermo capitale della cultura e anni prima ancora a Caltagirone la città della ceramica. Progetti per il futuro? Progetti per il futuro ci sono, perché dobbiamo celebrare il congresso mondiale che dovevamo tenere al Cairo, che prevedeva pure una crociera sul Nilo, ed è saltata lo scorso anno per il motivo specifico della pandemia. Quindi abbiamo le mani, come si suol dire, legate, però complessivamente ci muoviamo e svolgiamo la nostra attività nel migliore dei modi. Una grande panchina rossa, alta 2 metri e larga 3, per dare un segnale altrettanto grande contro la violenza sulle donne. Il monumento è stato inaugurato a Siculiana dal sindaco Giuseppe Zambito. Vediamo. Inaugurato a Siculiana il piazzale della panchina rossa accanto al Palazzo Comunale, dopo l'inaugurazione della panchina rossa gigante in memoria delle donne vittime di violenza, si è svolta alla Torre dell'Orologio un'altra iniziativa denominata Oltre Scarpe Rosse, con riflessioni, testimonianze e versi sulla violenza di genere. Tra gli intervenuti, oltre al sindaco Peppe Zambito, anche Sonia Sinaguglia della FIDAPA, sezione di Porto Empedocle, il capitano dei carabinieri Alberto Giordano, comandante del nucleo operativo e radiomobile di Agrigento. Oggi è una giornata importante perché riqualifichiamo uno spazio abbandonato, tra l'altro accanto proprio al municipio, e quindi è una cosa un po' strana, per cui abbiamo recuperato una situazione inconcepibile e abbiamo deciso di dedicare questo piazzale proprio piazzale della panchina rossa, ed è un simbolo importante per noi, perché mettere proprio la panchina rossa accanto all'istituzione, alla sala del Consiglio Comunale, significa che le istituzioni devono farsi carico di una problematica che riguarda
tutti, uomini e donne. E poi abbiamo scelto una panchina gigante perché l'idea che vogliamo trasmettere a tutti è che il problema è veramente grande e che nessuno può passare e non vedere. Ecco, la panchina grande ha proprio questo significato di poter guardare, di vedere, e nessuno può dire di non sapere che esiste una problematica di questo tipo. Accanto a questo, noi intitoleremo a 6 donne straordinarie le 9 vie, perché ho scoperto insediandomi che nessuna via di questo comune è dedicata alle donne. È veramente una cosa molto strana ed è, come dire, recuperare un qualcosa di sbagliato, e noi lo faremo nei prossimi giorni. L'Arma dei Carabinieri partecipa con entusiasmo all'inaugurazione di questa panchina gigante in onore e in ricordo delle donne vittime di violenza. E punto di forza dell'Arma dei Carabinieri è la vicinanza e il contatto diretto con le vittime che quotidianamente il personale dell'Arma dei Carabinieri ha in tutta la provincia di Agrigento. Il tema è un tema molto caldo, attuale, e che è molto importante contrastare, soprattutto per quanto riguarda le fasce deboli. Quindi la violenza di genere viene contrastata quotidianamente all'Arma dei Carabinieri, e oltre a prevenire, quindi attraverso delle campagne di informazione e dei corsi per informare le persone della tutela che possono avere rivolgendosi alle forze dell'ordine, l'Arma dei Carabinieri persegue anche. Quindi cerchiamo quotidianamente di, oltre a tutelare le vittime, di perseguire coloro che commettono questa tipologia di reati. Come contrastare la cultura sessista e la violenza di genere? Questo è il titolo di un appuntamento tematico che ha coinvolto gli alunni dell'Istituto Sciascia di Agrigento. Arturo Cantella. Orange the World, oggi qui con gli studenti dell'ITET Sciascia. Sì, il Sir Optimist prosegue le sue iniziative nell'ambito di Orange the World, lo stiamo facendo oggi con gli studenti dello Sciascia, parleremo di violenza, riteniamo che sia fondamentale agire proprio sulle giovani generazioni, su questa tematica, ma non solo su questa. Quindi oggi insieme alle amiche Olga Milano e Rosaria Leto parleremo di violenza ai giovani. Il nostro Orange the World comunque continua, sono in allestimento gli alberi della gentilezza nelle scuole, e poi chiuderemo il 10 con il passaggio della campana. È un'iniziativa sicuramente interessante, fatta anche per la partecipazione degli alunni. Sì, è stata condotta con le classi dell'insegnante Maria Picone, una docente che è anche Sir Optimist. Quest'anno abbiamo il piacere di collaborare la seconda volta con il Sir Optimist Club di Agrigento. Abbiamo il piacere di ospitare la presidente e 2 socie, di cui una è una socia ex professoressa di questa scuola. Questa collaborazione parte dal fatto che in comune si ha una riflessione sulla violenza di genere come violazione dei diritti umani, e quindi idealmente congiungere la data del 25 novembre al 10 dicembre, che è la giornata dei diritti umani. E in questo abbiamo riflettuto con le classi, la vera attività, chiaramente l'attività didattica giornaliera, in cui abbiamo dibattuto dei problemi che contrastano un vero appiena realizzazione delle donne, perché sempre una cultura maschilista, sessista, fa sì che siano sempre rapporti di potere e non rapporti pari, rapporti di collaborazione, di armonia tra i due sessi. Questo l'abbiamo fatto in una logica di lettura di leggi nazionali, internazionali, fra cui la Convenzione di Istanbul, e veramente grazie alla professoressa di diritto i ragazzi hanno realizzato una proposta di legge con gli articoli proprio per contrastare questo fenomeno, arginare questo fenomeno, creando una nuova mentalità e un nuovo modo di vedere il fenomeno, in cui importante soprattutto è la prevenzione, educare le generazioni future a un modo nuovo di rapportarsi. Come psicologa del consultorio familiare mi occupo da sempre di violenza di genere, per cui sia in un processo di cura e anche di
aiuto e sostegno alle donne che vengono in consultorio e quindi proprio per un percorso di sostegno. Altro aspetto però che qui in questo momento ci coinvolge è la prevenzione, perché la violenza di genere si può prevenire con un'azione di un'educazione alla parità di genere, che è una condizione sine qua non, per questo in questo il suo Optimist è uno degli obiettivi primari del suo Optimist. Un altro aspetto è proprio l'educazione all'affettività, che probabilmente è l'unica strada da perpetrare addirittura fin dalla scuola materna. La Sicilia archeologica al centro di un incontro internazionale di carattere scientifico in Francia. C'è il servizio. Si è conclusa ad Amiens, in Francia, il convegno di archeologia dove sono state presentate le recenti scoperte nel sito di Alesa, Tusa, nel Messinese. L'incontro è stato organizzato dalla professoressa Michela Costanzi, che ha riunito per l'occasione tutta la comunità scientifica internazionale impegnata a studiare il sito archeologico di Alesa. Presente all'incontro l'assessore ai beni culturali e all'identità siciliana per la Sicilia Alberto Samonà e il vice sindaco di Tusa Angelo Tudisca. L'appuntamento apre un focus sulle recenti scoperte relative al teatro di epoca ellenistico romana di Alesa Arconidea, messe in luce nel corso degli scavi archeologici condotti dall'Università di Amiens sotto il coordinamento scientifico della professoressa Michela Costanzi, docente di storia, archeologie greche all'Università di Amiens, ma anche l'esito delle attività condotte dalla missione dell'Università di Messina e dell'Università di Palermo. L'appuntamento francese conferma quanto emerso nei giorni scorsi a Pestum durante la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, appena conclusa, e cioè che la Sicilia rappresenta un'eccellenza mondiale. Che la comunità scientifica internazionale dedichi il giusto spazio alla Sicilia e inoltre la conferma che l'azione del governo regionale va nella direzione giusta. Valorizzare la nostra terra, la sua identità, la sua storia plurimillenaria, facendo di ciò la leva dello sviluppo dei prossimi anni. Le eccezionali scoperte scientifiche in questa città antica finora poco conosciuta, la collaborazione tra numerosi specialisti, il dialogo sempre costruttivo delle missioni italiane e internazionali tra di loro e con le istituzioni siciliane, dal comune di Tusa al parco archeologico di Tindari, dalla soprintendenza ai beni culturali di Messina, all'assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana. La loro partecipazione e l'impegno attivo fanno di Alesa e dei siti del parco archeologico di Tindari, diretto da Domenico Targia, un esempio da seguire nel mondo dell'archeologia internazionale contemporanea. Soddisfatta l'organizzatrice del convegno, professoressa Michela Costanzi, questi due giorni di convegno avevano due scopi: fare un punto sugli ultimi risultati delle ricerche delle missioni archeologiche e dei vari studiosi che lavorano ad Alesa e nel parco di Tindari, creare un momento di scambio e dialogo con le istituzioni, che sono il quadro in cui i nostri lavori prendono inizio, prendono un senso e prendono valore. Adesso la pubblicità, tra poco vi aspetto. Stamani incontro della FIPAB, Federazione Italiana Pallavolo, presente il presidente Nino Di Giacomo per tirare un bilancio alla presenza del presidente nazionale Arturo Cantella. Riunione stamani ad Agrigento alla presenza del presidente nazionale della FIPAV Pallavolo Manfredi, con i rappresentanti delle altre realtà province siciliane, un incontro confronto per capire e analizzare le problematiche della pallavolo in Sicilia. A fare gli onori di casa il presidente regionale FIPAV Nino Di Giacomo. Oggi c'è un incontro con il nostro presidente nazionale, dottor Giuseppe Manfredi, con tutto il gota della pallavolo siciliana, quindi con i presidenti dei comitati territoriali in mattinata e nel pomeriggio con i consiglieri regionali. È un focus su questi primi 9 mesi di attività che abbiamo fatto. E sicuramente parleremo anche di prospettive future con il nostro presidente per far sì di rilanciare il nostro movimento dopo questa pausa che il Covid ci ha costretto. Qual è lo stato di salute della pallavolo siciliana? Beh, guarda, quest'anno più che mai si presenta in buono stato, tant'è che abbiamo 4 squadre che sono nel massimo campionato nazionale in A2 femminile, 2 in Serie A3, quindi abbiamo 6 società che fanno la Serie A, altrettante in
campionati nazionali, parlo della Serie B maschile e femminile, ne abbiamo un'altra trentina, quindi un bel movimento. Sicuramente ancora molte società sono ferme al palo per la questione delle palestre, ma sicuramente riusciremo piano piano a uscirne fuori. Poi un altro punto che vorrei sottolineare a tutto il nostro movimento: finalmente siamo riusciti a far modificare alcuni aspetti che disciplinano le leggi regionali sui contributi alle società, e con orgoglio posso dirvi che finalmente le società di Serie B possono quest'anno avere i contributi della legge 31, e questo un ringraziamento va scritto all'assessore Mallio Messina e al presidente del CONI regionale Sergio D'Antoni. Stiamo procedendo abbastanza bene, al di là dei risultati tecnici, stiamo recuperando un po' in tutta Italia i nostri ragazzi, la nostra attività, e stanno riprendendo i campionati. Sicuramente è importante per il movimento, le squadre di Serie A sono comunque da traino al movimento, chiaro che non è solo la presenza delle squadre di Serie A che fa crescere innanzitutto la presenza sul territorio, ma fa crescere soprattutto la presenza nelle scuole, la presenza nelle società. Quindi è importantissimo per tutti in questo momento recuperare i nostri bambini, tutti quelli che ci hanno lasciato in questi due anni terribili. Oggi abbiamo riunione sia di consulta dei presidenti che di consiglio regionale. È importante perché ci sarà anche la presenza del presidente federale, che è la prima volta che viene in Sicilia dopo la sua elezione avvenuta nel marzo di quest'anno, e quindi è un momento importante sia perché dobbiamo far sintesi su quello che abbiamo fatto in questo 2021, ma soprattutto quello che dobbiamo fare negli anni futuri e quindi in questo quadriennio, in cui il Consiglio regionale e anche la consulta dei presidenti dovranno svolgere un lavoro adeguato a quelle che sono le nuove esigenze. È normale che anche per la FIPAV il Covid ha comportato tutta una serie di problematiche che stiamo cercando di risolvere, e queste riunioni servono anche a comprendere le esigenze della periferia in modo da poter intervenire e aiutare le nostre società. Beh, dobbiamo assolutamente rassegnare un dato molto positivo della pallavolo siciliana. Se partiamo dalla Serie A, sicuramente motivo di vanto per il Comitato Regionale Siciliano avere ben 6 squadre che militano nel campionato di Lega Pallavolo di Serie A. 4 squadre femminile e 2 squadre maschili, il Modica e il Acireale. Per le femminili il Marsala Volley, l'Aragona, il Modica e anche il Catania. Dal vertice fino ad arrivare alle serie cadette c'è un movimento importante che riprende dopo questi anni difficili di chiusura. C'è un grande fermento sulla qualificazione di tutte le persone che ruotano attorno alla pallavolo. Calcio: l'Akragas batte nettamente la Parmonval 3-0 e balza da sola al comando della classifica del campionato di eccellenza Girone A. Il servizio di Carmelo Lentini con tutti i risultati delle partite giocate dalle squadre agrigentine. Vediamolo. Con un netto 3-0 l'Akragas supera di slancio la Parmonval e balza da sola prepotentemente al comando della classifica generale. È stata una gara giocata apertamente da entrambe le squadre, con la compagine ospite che ha avuto una partenza molto veloce. Ma sono i padroni di casa a sfiorare per primi il vantaggio con Prestia, il quale colpiva la traversa piena. Qualche minuto più tardi invece Leonardi, con un colpo ancora di testa, ad impegnare severamente l'attento portiere avversario Ilardi. La rete è comunque nell'area e la sblocca proprio Gambino con un destro dal limite dell'area. Corre il 31esimo e sulle ali dell'entusiasmo l'Akragas cerca il raddoppio. La Parmonval reagisce, al 40esimo colpisce anch'essa il palo di Di Carlo con un violento tiro di rappa. Sul finire del tempo un assist di Leonardi per Lucas Corner, ma che manda fuori.
Ad inizio ripresa, al 57esimo, Costantino con un tiro preciso beffa il portiere Ilardi, raddoppio stimolo dei calciatori biancazzurri, e dal 70esimo trovano il tris con Brescia, il quale infila il portiere avversario con un colpo di testa. L'Akragas potrebbe quadruplicare, ma il tiro di Lucas Corner va a cozzare contro il palo. Per quanto riguarda gli altri risultati, risponde per le rime il Canicattì di Lillo Buonfatto, che espugna il rettangolo di Sciacca per 2-3 grazie ad una doppietta di Garufo e al gol di Biondo, mentre le reti neroverdi sono state segnate da Idoiaga e Nicosia. Prodezza esterna del Profavara contro un Monreale grintoso e compatto. La rete della vittoria a Favarese porta la firma di Pasque. Si inceppa invece sul pari lo scontro tra Nissa e Don Carlo Misilmeri, con la prima che era passata in vantaggio con un gol dell'ex biancazzurro Giovanni Taormina, mentre il pari palermitano è stato segnato da Pellegrino. Il Casertermini cede invece per 3-0 sul campo del Mazara, mentre Enna Mazzarese è stata rinviata a data da destinarsi per la positività di alcuni tesserati ennesi. E domenica prossima, altra sfilza di scontri importanti, i cui esiti potrebbero rivoluzionare ancora la classifica. Su tutti spicca Akragas e Profavara, ma ci sarà anche Canicattì Nissa, Castellammare Mazara, Don Carlo Misilmeri Oratorio Marineo e anche Parmanval Enna. Per quanto riguarda le agrigentine, il Casertermini gioca in casa con il Monreale e l'Unitas Sciacca sarà ospite della Mazzarese. Per la presidente Sonia Giordano, oggi è un pomeriggio speciale perché è andata in curva sud insieme agli Ultras a preparare per la sua Akragas. Che pomeriggio è stato? Bellissimo. Oggi è stato veramente un pomeriggio bellissimo per tante ragioni. Ho veramente sentito il calore degli ultra, poi sapete che io ho un debole per loro. Oggi io sono un ultra, non sono la presidente, mi sono concessa questo piccolo regalino. Poi oggi sono felice perché vi annuncio che il mio fratellone Marcone è uscito dal coma, è risultato negativo e ha vinto la battaglia contro il Covid, quindi questo mi fa felice. Oggi la mia squadra ha vinto, io sono felice per tutto. Innanzitutto loro giocavano con un uomo in più in mezzo al campo e quindi avevano un fraseggio, avevano l'uomo in più perché i miei due esterni non chiudevano bene gli spazi. Dall'altro lato devo anche dire che il campo non ci permette di fare determinate cose, quindi effettivamente un po' una squadra tecnica come la nostra soffre un attimino un campo di questo genere, però l'importante era l'interpretazione della partita, è stata interpretata in una maniera importante da parte dei giocatori, in parte dei ragazzi. Abbiamo messo altri 3 punti in cascina dove ci permettono di stare, tra virgolette, un po' più sereni sulla preparazione della partita contro il Favara, che secondo me sarà una partita molto difficile, molto tosta, dove dobbiamo stare attenti a qualsiasi cosa. Ed eccoci con il bomber Beppe Gambino, 202 gol in carriera, terzo gol di fila con la maglia dell'Akragas. Per te è un momento magico, non ti fermi più, Beppe. Innanzitutto 201, perché quelli li ho contati solo in campionato, quindi la Coppa non l'ho mai contata. Però va bene così perché comunque segnare in qualsiasi competizione aiuta. Dopo magari i mesi che ho passato mi serviva a fare gol sia in Coppa che in campionato. Magari il gol di domenica, la prestazione, scusa, il gol di mercoledì, la prestazione di mercoledì mi ha portato oggi a partire dall'inizio. Sto sfruttando al meglio le possibilità che il mister mi sta dando, però sapevo che prima o poi sarebbero arrivate. Io ho sempre pensato in questi 2 mesi di rimettermi il prima possibile fisicamente. L'ho fatto piano piano, ho fatto la mia preparazione, ho sofferto in silenzio e oggi penso sia giusto che io mi goda questo momento assieme ai miei compagni che sono, diciamo, anche loro mi hanno aiutato ad arrivare a questa condizione. Contro la Parval una grande prova di forza del collettivo. Assolutamente sì, ma non è la prima volta, l'ho detto settimane fa, noi abbiamo intrapreso la strada giusta soprattutto mentalmente, perché quando si scende in campo non sempre, magari avendo solo le qualità tecnico-fisiche, riesce a vincere, ma noi ci siamo uniti, abbiamo fatto un grande gruppo, abbiamo assieme al mister e al direttore della società raggiunto una mentalità importante che è quella di entrare in campo in tutte le partite, che sia di Coppa o che campionato, con la consapevolezza di dover vincere, riuscirci e portare a casa sempre 3 punti, perché noi con la squadra che abbiamo dobbiamo per forza di cose lottare su due fronti, Coppa e campionato.
Adesso i risultati delle sfide di promozione e categorie minori. Vediamo. Grazie ad un gol di Polito, il Raffadale si aggiudica il derby con il Camarat a conclusione di una gara molto combattuta e sofferta sino al 90esimo. Il Camarat ha mostrato i muscoli reagendo colpo su colpo alle folate della squadra del neotecnico raffadalese Giovanni Fassone, ma i padroni di casa, sospinti dai propri tifosi, hanno prevalso grazie alla prodezza balistica di Polito che ha risolto la sfida. 3 punti preziosi per il Raffadale, che raggiunge così quota 17 ed agguanta la Folgore fermata in casa dal Casteldaccia. 6° posto che pongono la squadra di Fassone ad appena 4 punti dal 3° posto. Discorso diverso per il Camarat, che con questa sconfitta ha compromesso ulteriormente la propria classifica e la pone in 3ª posizione con 9 punti. Il prossimo turno il Raffadale sarà impegnato sul campo del Villabate, ultima in classifica, mentre il Camarat ritorna in casa per duellare contro l'attuale capolista, e cioè il Resultana San Lorenzo. In prima categoria, girone B, Ravanusa ed Empedoclina si dividono la posta in palio. 1-1 il risultato finale, con rete di Gerrana per i padroni di casa e di Lopresti per quanto riguarda quella degli ospiti. Pari a son di gol tra l'Atletico Favara e il Real Trabia, 2-2 il finale del Giovanni Brucoleri con reti di Bonaffino e Scuderi da parte favarese e doppietta di Nobili da parte palermitana. Bella affermazione del Gemini di Renato Maggio, che ha battuto la vice capolista Bagheria con il risultato di 2-1, di Messina e Ader le reti sangiovannesi e di Gagliano da parte bagherese. Grazie a questa vittoria il Gemini raggiunge la 4ª posizione. Ed ora in seconda categoria, girone B, scivola in casa l'Atletico Favara con il Gela per 1-2. Cade anche il Muxar tra le muramiche ad opera di una smaliziata Accademia Mazzarenese, mentre l'unica agrigentina a vincere è stata il Campobello con il Riese per 1-0. Il Campobello conferma la vetta della classifica con 2 punti di vantaggio sul Gela. Virtus Favara e Muxar scendono nella zona più bassa. Nel girone A invece brutta sconfitta interna dell'Alessandria della Rocca contro il Regina Mundi, che perde l'imbattibilità in questo campionato. Su di un campo al limite della praticabilità, gli ospiti hanno guadagnato l'intera posta in palio grazie alle reti di Caputo e Gennaro. Una sconfitta che comunque non pregiudica la vetta della classifica grazie alla contemporanea sconfitta interna della Margheritese. Nella zona inizia una nuova avventura. Prima della partita mi avevi detto allenatore bagnato, allenatore fortunato. Comunque dico, il Raffadale ha vinto 1-0, ha vinto con merito, anche se ci sono ancora molte cose da sistemare. Sì, diciamo abbiamo vinto con merito, potevamo fare anche il secondo gol, però onestamente il Camarat ha lottato fino alla fine con i denti. E noi cercavamo questa vittoria per risalire un pochettino la china, però abbiamo molto molto da lavorare e molto molto da migliorare. Come hai visto i tuoi ragazzi? È la prima settimana di lavoro per te, forse meno di una settimana? Ma io onestamente devo essere sincero, come ho detto ai ragazzi, io non è che ho fatto molto, ho cambiato un pochettino il modulo tattico, però credo che questa vittoria va anche in merito a chi magari ha lavorato prima di me, perché la squadra fisicamente sta bene e questo gliene devo dare atto. Però dobbiamo lavorare perché ci sono delle zone del campo che siamo molto molto scoperte. Ho vinto il derby col Camarat 1-0 grazie a un tuo gol, una partita molto combattuta, potevate chiuderla con più gol, però è finita 1-0. Sì, dai, l'importante era portare i 3 punti a casa, poi certo potevamo soffrire un po' meno, però dai, l'importante sono i 3 punti e ora pensiamo alla prossima. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.